Siamo a Finocchiedo di Stroncone, alla sagra della pappardella. Allora ragazzi, ben ritrovati qui sul canale, siamo alla sagra della pappardella, la tredicesima sagra della pappardella di Finocchiedo di Stroncone, e inauguriamo oggi questa rubrica Sagre che passione. Visiterò o visiteremo oggi con Dino, domenica con Simona. E vuole lì, quello lì che ha 102 anni. E è questo anche il bello delle sagre. Anatra, pappardella e l'anatra. Vedremo le migliori sagre della zona e le commenteremo con dei voti, ma di questo ne parliamo tra poco. Oggi hai anche il compito arduo di rimpiazzare Simona. Sono meglio io. Ma assaggiamo sto vino. Cardedo, no, quindi. Vino Cardedo. La faccia? Una bella faccia, devo dire. Si fa anche buon appetito al DJ. Consistenza e cottura fantastica. Assaggiamo. Allora, secondo me il sugo è un sugo importante, sugo insomma, questo ragù di canina è un bel ragù importante. La pasta è spettacolare, però per il mio gusto un pelo troppo cotto. Peletto. Un'unghia proprio, però molto buono. Condimento fantastico. Yeah. Più la mangi e più te ne voglio di mangiarla. È presente. Allora la ciccia non ottimale, devo dire. Non ti funziona? No, vedremo. Allora, io so che qui storicamente c'è la carne di Quintini, che è una carne molto buona, sul Ternano. La qualità dello spiedino è buona, non è secco, è saporito. Giusto. Tu sei un fan o no del palesciapo del Nano? Io sono un fan, super fan del palesciapo del Nano, per me è il più buono del mondo. E a Simone cosa vuoi dire? Che è una grande intenditrice di cucina, ma del pane non capisce niente. Lo spiedino per me è top. Ne dovrei mangiare 14. Questa serie di video abbiamo iniziato con un colpo sicuro. A mio gusto niente di che. Che poco daresti sulla salsiccia? 5,5. Mo me la mangio io la salsiccia, vediamo un po'. C'ha poco carattere. Per essere una salsiccia umbra, che è questa la conformazione fisica, poco pepe, vabbè. Molto poco spunto. Tanta era la voglia. Gli spiedini erano veramente veramente buoni. Meritavano un bis. E noi abbiamo concesso questo bis. Anzi, abbiamo preso 3 porzioni di spiedini, 15 euro per 6 spiedini. Va detto. Troppo, troppo poco, ne parliamo tra poco. Però gli spiedini erano veramente, cioè, ragazzi, sono buoni da morire. Quindi andranno valutati in qualche modo. Allora, siamo tornati a Terni. Sì. Dopo 2 bottiglie di vino, e si sente anche dal modo di parlare. Allora, Dino, andiamo con i voti. Partiamo da il voto al piatto principale della sagra, quindi alla pappardella. Io gli darei un bel 8, perché la pappardella era fantastica. Perfetta. La pappardella buona, il condimento fantastico, quindi per me 8. Io alla pappardella do 8,5. A me è piaciuto veramente tanto perché il sugo era spaziale. E se vogliamo trovare una nota leggermente polemica, secondo me deve essere cotta leggermente di meno, però quella è de gustibus, però è una pappardella che ti fa dire vuoi andare lì per mangiarla. Quindi 8,5 per me, 8 te, 8 più? Sì, direi proprio di sì. 8 più è il voto generale. Seconda votazione, il cibo in generale. Il cibo in generale gli darei un bel 7,5, perché comunque sia era molto buono anche l'arrosto. Una piccola nota dolente, la salsiccia, perché per noi umbri la salsiccia è una religione. Mi associo più o meno a te, c'è da dire che lo spiedino era da 9. Uno spiedino così buono l'ho mangiato da diverso tempo,
lo spiedino veramente saporito, c'era questa pancetta arrotolata sopra che la scottatita era buona, non buono che ti rimane nel cuore, però buona. La salsiccia era un po' da 6 in pagella. Sì, assolutamente. Quindi la somma di tutto questo io darei un 7 al cibo in generale, se pensiamo escludendo il piatto principale. Sì. Un 7 in generale, perché comunque era buona. Molto. Allora, il conto... Abbiamo speso 53. 3 euro tondi tondi. Allora, il conto rapportato a un po' di anni fa è alto. Rapportato ai tempi di oggi è un ottimo conto, secondo me. Un 7,5. Allora, se penso alle sagre attuali, sì, gli darei anche un 8. Se penso al valore delle sagre precedenti, insomma, di 10 anni fa, dove andare a mangiare la sagra significava spendere 15-20 euro, forse hai speso anche troppo... Direi che è un conto troppo salato. Sì. Io penso che il conto è da voto 7, sì. 7, un 7 abbondante. In soldoni è una gran bella sagra, quindi se avete la possibilità andateci perché merita, si mangia bene, si sta freschi, si sta bene, quindi io un bel 7,5 glielo do questa sagra. Questa, per partire, già una sagra importante, io gli do un 8, perché secondo me è una sagra che merita di andare. Cioè è una sagra proprio che tu devi, sei della zona... ci devi andare. Io dico questa è una sagra da 8. Sì, questa è la mia sagra. Arriveranno anche dei voti più negativi, ma non è questo il giorno. Partiamo così, ok? Forte. E ci vediamo quindi adesso alla seconda sagra, dove sostituirò Dino purtroppo con Simone. Meglio io comunque. Questo scrivetelo tra i commenti magari, ecco, fateci sapere. Visto che siete arrivati fin qui, lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale e commentate. Anzi, suggeriteci delle sagre da andare a vedere. Che noi andiamo a mangiare e a bere molto volentieri. Anche fuori dall'Umbria, eh? Sì. Ok, ciao, a domani. Ragazzi, purtroppo, dopo Dino, è arrivata lei. Purtroppo. Purtroppo, lo dice lui, giustamente c'ha ragione. Vero. Siamo freschi e riposati da un weekend di lavoro, tutte e due. Abbiamo grande entusiasmo, ma siamo giunti a Monte Campano. Ci hai rimessa a Monte Campano, Simona? Hai visto in che posti che ti porto interrotti per il menù? Abbiamo ordinato, tu non sei messa a Monte Campano, giusto? No, non ho mai assaggiato le fregnacce. Ok, ti racconto questo aneddoto. La fregnaccia è praticamente un impasto fatto acqua, farina e olio che mi faceva sempre mamma. Ora, qui c'è proprio la sagra della fregnaccia. Mamma le faceva in maniera un po' diversa e magari un giorno ci facciamo dire a papà come non te le cucino, me le cucini tu. Te le cucinerò io, va bene. Ma intanto assaggiamo qui. E abbiamo ordinato un sacco di roba. Andiamo a vedere come si sfila. Ci fa inchino al criminale. Non fila. Però la panatura è buonissima. Panatura buona, eh? No, è vero. Ma si vede che è fatta in casa. Semplicemente non c'è stata la mozzarella. C'è la cicoria, le erbe miste, le erbe. Invece c'è. È perché lo ma... non è normale. Ma ah, questo è triste. Che dove siano? Questa è una specie di cicliola. Però... è castrato gli gnocchi, mi sa. Gnocchi si sì, tu sei un'esperta di gnocchi, quindi mi aspetto un prezzo importante. No, questi sono confezionati. Mi dispiace per te. Vero? E questi sono. No, mangiare a casa c'è buono. Assaggiamo gli gnocchi se è vero che sono. Ci vediamo dopo, sì. Sono confezionati. Cioè sono comprati, non sono fatti a mano. Tu dici, eh? Io c'ho un ricordo che qui gli gnocchi facevano buoni. No. Cioè li mangi, li mangi. Sono confezionati? Sì. C'ha ragione Simone. Quindi per i grandi numeri. Ah, questa sei una ciriola. Perché è una ciriola, ma l'hai mangiata anche oggi a pranzo, te l'ho fatta io, comprata, però la pasta all'uovo tagliata a mano. Questa non è una ciriola tagliata a mano. Questa è fatta a macchina. Tutto a macchina, sì. Vabbè, va detto che non è questo il piatto principale della sagra, questo qua va evidenziato, però... No? Buono. Però in generale non sono dei primi straordinari, non sono dei primi che ti fanno dire. Però mi dispiace perché prima. Sì. Però mi dispiace che prima la pandemia hai un ricordo molto più buono di questi primi. E oggi un po' deludenti. Cioè li mangi, però niente che ti rimane. Ti rimanga
dobbiamo comunicare i beni verdi, niente ti manca nel cuore. Oh, io lavoravo, la più classica per le bambine è questa. Vediamo, io voglio mangiarla così. Mamma, dai, ci voglio muore ora. Un po' bruciaticcia la mia. Dici? Infatti c'è sta nota. Questo è un peccato. Questo è un peccato. Anche la tua. Qui ci hanno fatto prima e poi riscaldare. Questo è un peccato perché questo andrebbe. Va detto che è difficile una sagra farla al volo e farla mangiare subito, però il concetto della fregnaccia è questo, che tu la devi spadellare e poi mettere subito sul piatto a tavola. Quindi questo è un po' un piccolo punto a sfavore. Questa è con la borraggia. No? Non è riscaldata, è fredda. È fredda? È fredda. La salsiccia è tipo quella che abbiamo mangiato con Dino. È brava ma non si applica. Questa con la bottiglia di sangue. E la fregnaccia come la ricordo io. Ripeto però. Non col pecorino dentro, liscia così. Ci mettete tipo prosciutto crudo, mortadella ed è top. È morbida, è cotta adesso. Quindi è questa più giusta, dici? È cotta adesso. Ti piace il sapore? Troppo forte. Convieni con me che è meglio senza il pecorino. Ma che ci mangi sopra un affettato così. Il pecorino è tanto forte. Perché hanno preso il romano. Sì, concentrati un po' sull'impasto, però. Ah, l'impasto è buono questo, vero? Come cottura impasto forse questa è la migliore. Anche quella tua con la salsiccia la buona. Vero. Conclusioni. Dobbiamo andare con i voti, Simona. Dopo i voti di Dino, adesso arrivano anche i tuoi voti. Tu sei molto cattiva. Innanzitutto partirei dal piatto piatto principale, le fregnacce. Allora, facciamo un 6,5. E giustifico il 6,5. Non mi è piaciuto il fatto che una cosa così rapida e veloce possa essere riscaldata. Io da amante delle fregnacce, anche di questa sagra, perché ci sono stato più volte... Non mi sono piaciute troppo. Innanzitutto sono rimasto deluso che non c'era quella con i fiori di zucca, che era una fregnaccia storica. Però al netto di questo, condito quello che ha detto la mia dolce metà, eccolo qua, condito quello che dice Simona, e io gli do un voto 6. Sono ancora un pochino più, perché sono un po' deluso. Il bambino Marco che c'è in me gli dà il 6. E sono buone le fregnacce in sé per sé. Quest'anno, almeno in questa nostra giornata, un pochino deludenti. Il cibo in generale. Il cibo in generale, anche lì, diciamo un 6,5. Quindi rimani sul 6,5? Sì, perché c'erano comunque il supplì che era buono, anche se mancava un po' di mozzarella. C'era pochissima mozzarella. Totale 6,5. Allora, io rimango sul 6. A me non ha convinto il cibo, per quanto... Poi sai, il fatto non eravamo particolarmente affamati. Questa cosa ci ha giocato però a favore per essere un pochino più lucidi. Però non eravamo particolarmente affamati, che avevamo pranzato con Cecilia e Checco, quindi con tanto di gelato. E... Fino alle 3:30, alle 4 abbiamo mangiato. Eh sì, abbiamo mangiato fino a tardi, sì. Quindi questo è un pochino inciso. Però ecco, un po' io gli do un 6, che non è insufficiente, cioè, insomma, ho mangiato, però non mi viene quella voglia come a fine occhietto di dire vorrei tornarci. Ci tornerò sicuramente perché poi sono affezionato a questa sagra, però oggi mi ha un po' deluso. Non mi ha deluso, però ci tengo a dirlo, anche se non c'è il voto per questo, il servizio. No, bravissimi. Ho fatto anche veloci, la mancetta al bambino. Bravi. Cordiali, attenti, sorridenti, attenti. Che poi è la cosa più importante. Comunque sia, secondo me sono apprezzabili. No, molto. C'è il conto. Abbiamo speso, allora, noi abbiamo preso queste fregnacce. Allora, la fregnaccia è leggera e pesante al tempo stesso. Nel senso, non è tanta nell'abbondanza, però si fa sentire. Ogni fregnaccia costava intorno ai 3 euro, 3 euro e mezzo. 3,50 euro. Che secondo me è un prezzo un pelino alto. Se pensiamo che acqua e farina. Sì, secondo me di 1 euro si potrebbe anche. Ecco, abbassare. È un prezzo un pochino alto. Però, calcolando il fatto che la riscaldano. Ecco, questo sicuramente sì. Però il conto in generale, qui stavolta partito col voto, il conto in generale gli do un 7. Perché
abbiamo allora, preso... no, il conto è giusto, secondo me. Non abbiamo preso tantissima roba perché abbiamo preso un supplì in due, un tris di primi in due, questo va detto. Per il quantitativo delle birre. Cose che mangi, la qualità delle cose che mangi, diciamo che io il 7 glielo do. Anche io, uguale. In conclusione, se dovessi dare un voto a tutta la sagra, a questa sagra nella sua totalità? Calcolando anche il servizio, un 7. E io gli do un 7, considerando anche il servizio, ci può stare, però non mi ha convinto appieno, quindi ti dico un 7 meno. Vabbè. Un 7 meno, giusto. Secondo me è più giusto, è più, perché giusto. Il 7 è troppo pulito in relazione anche al cibo, che comunque è... è la ragione principale per cui si sta qui. E niente, siamo giunti alla fine di questo video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E fateci sapere se vi piace questa serie di video per le sagre. Suggeriteci anche delle sagre magari in poi zona. Poi batteremo anche quelle delle Marche. Sì, adesso partiamo quelle dell'Umbria, ma verso Ferragosto saremo nelle Marche, zona Pedaso, Marina del Titone, Porto San Giorgio. Porto San Giorgio. Battiamo un po' di costa. Ok. Dai. E niente, io penso che possiamo andare a Terni, vero? Mm. Ok. Ciao. Topino, però non abbiamo fatto una cosa importante, non ci siamo dati un bacino, perché se non se baciamo dopo sembra brutto, capito?